Per Coco di San Giorgio Albanese, un frutto prezioso, simbolo di identità dal sapore antico e profumo intenso. Il titolo della tavola rotonda, che è servita per la firma dei protocolli d'intesa per il progetto DECO, denominazione comunale di origine, a testimoniare l'impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio locale. Sindaco, che cosa rappresenta la DECO per il Per Coco di San Giorgio Albanese? Un prodotto di nicchia, quindi si punta al fresco o alla trasformazione di questo prodotto, che è tra l'altro un prodotto identitario? È un prodotto che è sempre stato utilizzato nella nostra quotidianità, del nostro territorio e nelle condizioni limitrofi come frutta. Ovviamente è limitato perché è limitato a poco tempo e l'idea è stata proprio questa, di trasformare questo prodotto in modo tale che lo possiamo vendere nel tempo. E oggi, grazie a quelle persone che sono qui, gli imprenditori trasformatori, oltre agli imprenditori produttori, siamo riusciti a fare questo partenariato che io mi auguro che possa portare effettivamente a nuove condizioni per il prodotto stesso. Ecco, questo significa valorizzare le produzioni cercando di stare, insomma, vicino al mondo produttivo. E ARSAC, come mission fondamentale, a parte la sperimentazione e la divulgazione, proprio la valorizzazione e la promozione, quindi non solo in fiere nella regione, fuori regione o fuori nazione, ma anche nel nostro territorio stesso, perché insomma ci teniamo affinché le nostre produzioni, le nostre eccellenze come il Per Coco di San Giorgio possa arrivare, insomma, a essere valorizzato nel modo giusto. Non sono prodotti, essendo di nicchia, che possono avere numeri tali per un riconoscimento europeo di IGP o DOP, ma sono prodotti che comunque, tramandati da generazioni, hanno trovato un habitat naturale straordinario e che hanno resistito anche ai cambiamenti climatici e che mantengono una qualità dei profumi inalterati. Tutto questo naturalmente in questa fase può essere valorizzato in un contesto generale di valorizzazione di prodotti di nicchia di una regione straordinariamente ricca in termini di biodiversità. Quella di stasera ha rappresentato un'occasione importante non soltanto, ecco, per i produttori che hanno firmato questo protocollo d'intesa, ma un'occasione importante per una buona amministrazione comunale, perché lì dove ci sono delle buone amministrazioni comunali si punta verso quella che è la crescita, lo sviluppo economico e la valorizzazione della propria terra.